Nelle due precedenti lezioni abbiamo studiato il concetto di limite relativamente a successioni, cioè, come si è detto più volte, funzioni definite sull'insieme n dei naturali o sull'insieme n asterisco dei naturali diversi da zero. È giunto il momento di occuparci del concetto di limite per funzioni che siano definite su intervalli, su insiemi che siano unioni di due o più intervalli. Quindi diciamo abbiamo una situazione di questo genere, abbiamo una funzione f di x, diciamo meglio f definita su un insieme A della retta reale, a valori reali, e vogliamo gradualmente dare significato a questa notazione, a questo concetto. Cosa vuol dire limite per x che tende a un certo x con 0 di f di x, e che so dire che questo limite vale L, dove L è un numero reale. Questo numero L dunque deve rappresentare in qualche modo un valore di tendenza della nostra funzione, cioè il valore a cui i valori della funzione si avvicinano quanto più x è prossimo, x con 0. Si badi bene, non è strettamente necessario, questo lo vedremo bene nel corso di questa lezione, non è strettamente necessario che la funzione sia definita anche nel punto x con 0, anzi vedremo che ove ciò accada, vietato nemmeno che sia definita nel punto x con 0, ma dicevo, ove ciò accada, il valore che la funzione assume nel punto x con 0, come dire, non interviene direttamente nella definizione, quindi nell'eventuale valore del limite della funzione stessa. Ma certamente occorre che la funzione sia, come dire, definita vicino a x con 0, quindi questo punto x con 0, anche se non necessariamente appartiene ad A, come dire, non può essere troppo lontano da A. Allora, il nostro primo, diciamo, compito è quello di precisare meglio questi concetti, detti così un po' alla buona, e lo facciamo in due tappe, introducendo innanzitutto il concetto di intorno di un numero, intorno di un punto, come spesso si dice. Prima lo leggiamo qui a monitor, forse ne ho già accennato così fugacemente in una delle precedenti lezioni, intorno di un punto, intorno di un numero reale, e un intervallo aperto centrato sul numero stesso. Dunque torniamo qui sulla nostra paginetta. Io ho un numero x con 0. Cosa sarà un intorno di centro x con 0 e raggio r? Beh, molto semplicemente sarà l'intervallo aperto. Posso usare o le parentesi tonde o le parentesi quadre rivolte verso l'esterno. Quindi l'intorno di centro x con 0, scrivo così, i grandi x con 0, poi dopo un segno di interpunzione, una virgola, un punto e virgola, il raggio R, questo altro non è che l'intervallo aperto, visto che qui ho usato le parentesi rivolte verso l'esterno, lo faccio anche in questa notazione, così, x con 0 più R. Dunque l'intervallo aperto che è centrato nel punto x con 0 e che ha come raggio, diciamo così, qui, parola raggio forse sarebbe più appropriata se ci introducessimo questo concetto nell'ambito del piano piuttosto che sulla retta, ma insomma, diciamo, per analogia si parla di raggio. Una volta introdotto il concetto di intorno, possiamo introdurre il concetto di punto di accumulazione dell'insieme A, che traduce così intuitivamente questa idea che l'insieme A è vicino a x con 0, se volete x con 0 è vicino ad A. Abbiamo detto un momento fa che non è strettamente necessario che la funzione sia definita nel punto x con 0, ma è necessario che sia definita vicino a x con 0. Allora leggiamo qui insieme a monitor la definizione, prima detta a parole, poi la diciamo meglio e poi mostriamo degli esempi naturalmente. Un numero reale si dice punto di accumulazione di un insieme A se ogni intorno, e sottolineo ogni intorno di tale numero contiene infiniti elementi di A. Dunque vediamo di dirlo così, dopo averlo detto a parole, di scriverlo in forma. Dunque cosa vuol dire che x con 0 è punto di accumulazione? Traduce l'idea che gli elementi di A si accumulano vicino a x 0, punto di accumulazione dell'insieme. Dunque vuol dire che comunque io prenda l'intorno, dunque comunque prenda il raggio R positivo, io voglio che la cosiddetta intersezione, cioè l'insieme dei punti che appartengono contemporaneamente all'intorno di centro x0 e raggio R e all'insieme A, questa intersezione, voglio che questa intersezione contenga infiniti elementi. Ora, per essere subito molto concreti, che so, è abbastanza facile fare esempi di insiemi che sono privi di punti di accumulazione,
insieme che hanno punti di accumulazione. Un esempio molto al limite della banalità è un insieme finito. Se A è un insieme finito, contenente un numero finito di elementi, non si vede come sia possibile che l'intersezione dell'intorno di centri con zero a raggio R, intersezione fra questo intorno e A stesso, possa contenere infiniti elementi, visto che in A stesso è contenuto un numero finito di elementi. Dunque un insieme finito certamente non ha punti di accumulazione, ma anche un insieme infinito come l'insieme N dei naturali, 0, 1, 2, 3, 4, anche questo insieme non ha punti di accumulazione, perché se io prendo un numero reale qualunque, sia che esso appartenga ad N, che so, potrebbe essere il numero 3, sia che esso non appartenga ad N, potrebbe essere, che so, 4 e 5, si vede facilmente che se io considero l'intorno di centro X0 e raggio R abbastanza piccolo, e beh, in questo intorno o capita che addirittura non c'è nessun numero naturale, o al più ce n'è uno. Se prendo X0 uguale a 3, se prendo l'intorno di raggio R minore di 1, ci vuol poco capire che in questo intorno di numeri naturali ce n'è uno solo, ed è 3 stesso, mentre se prendo, che so, 4 e 5, se prendo continuo a disegnare gli intorni con le parentesi quadre rivolte verso l'esterno, dicevo, se prendo come x0 il punto 4.5, beh, si va presto a capire che se prendo come raggio un numero r minore di 0,5, in questo intorno non è contenuto alcun numero naturale. E dunque ecco che l'insieme dei naturali è privo di punti di accumulazione in senso proprio. Qualcuno dice così, ma in senso analogico, che l'infinito è punto di accumulazione, ma si può anche dire così, vero? Basta mettersi d'accordo. Se noi conveniamo che l'insieme dei numeri fissato ad arbitrio un R, l'insieme dei numeri X maggiore di R, conveniamo di chiamarlo intorno di più infinito, questo, ripeto, è un po' un abuso di linguaggio, perché abbiamo detto ripetutamente che più infinito non è un numero, è un modo di dire. Ma se facciamo questo strappo alla regola, se conveniamo di dire che questi intervalli aperti, limitati superiormente, di chiamarli intorno di più infinito, beh, allora in questo senso possiamo dire che più infinito è punto di accumulazione di numeri naturali. Ma ripeto, si tratta di una, così, una dizione un po' impropria, che fa violenza in qualche modo alla definizione di punto di accumulazione. Per converso è molto facile fare esempi. Non so, prendiamo come insieme A un intervallo aperto a sinistra, quindi continuo a usare le parentesi rivolte verso l'esterno, aperto, oppure dovrei scrivere anche così, naturalmente. Sappiamo che è l'insieme dei numeri reali x che sono maggiori di 0 e minori o uguali a 1, 1 compreso, 0 escluso. Ci chiediamo chi sono i punti di accumulazione di questo insieme. Facciamo un disegnino qui sulla rete reale, quindi 0 escluso e 1, questa volta, incluso. Ora, è subito visto che un numero x con 0 che sia minore di 0 non è punto di accumulazione. Se prendo un raggio R abbastanza piccolo, qui dentro non sono contenuti elementi di A. E per la stessa ragione non sono punti di accumulazione i numeri maggiori di 1. Vediamo 0. 0 non appartiene ad A perché non ce l'ho messo. È vero che è punto di accumulazione, ma certamente sì, perché se considero 0 meno R e 0 più R, cioè l'intervallo aperto, mi ostino a usare le parentesi quadre, ma potrei anche passare rapidamente a quelle tonde, ci vuol poco capire che questo intervallo contiene infiniti elementi dell'insieme A. Se R lo prendo per esempio minore di 1, beh, tutto questo pezzettino, diciamo così, cioè tutti i numeri X che sono maggiori di 0 e minori di R, che sono evidentemente infiniti, considero i numeri reali, tutti questi infiniti numeri appartengono al tempo stesso all'intorno di centro 0 e raggio R e all'insieme A. Dunque l'intersezione fra questi due insiemi, l'intorno di X con 0 e l'insieme A, questa intersezione contiene infiniti elementi. Così come è evidente che lo stesso accade per qualunque x con 0 che sia minore o uguale a 1. Vedete la differenza? 0 è punto di accumulazione che non appartiene ad A, tutti i restanti punti di A sono punti di accumulazione di A e ovviamente appartengono ad A per definizione. Quindi, ripeto, un punto di accumulazione può essere punto di A o può essere punto non di A. Come vedremo forse nel seguito, quando un punto di accumulazione appartiene all'insieme, si dice che è un punto non isolato dell'insieme stesso. Ora, come dicevo, questo limite L, questo valore di tendenza, è più o meno come ci è capitato di fare per le successioni, vogliamo che goda di questa proprietà, vogliamo che f di x per x prossimo a x con 0 si possa rendere arbitrariamente prossimo
fx possa rendere arbitrariamente prossimo a questo valore L. O per meglio dire, come sempre abbiamo fatto in precedenza, se mi viene data una tolleranza epsilon e voglio che f di x in valore assoluto differisca da L meno di questa quantità epsilon che mi è stata data, beh, basta che la x disti da x con 0 a meno di una certa quantità delta che dipenderà dalla scelta dell'epsilon che mi è stato dato. Naturalmente, perché questo discorso abbia senso, occorre che la funzione sia definita vicino a x con 0. Ecco perché, quando diamo la definizione di limite, che diamo tra un momento, in qualche modo l'ho già data, supporremo sempre che x con 0 sia un punto di accumulazione per l'insieme A, a grande, il dominio della funzione f. Ora, forse possiamo premettere alla definizione formale che già compare alle mie spalle, poi la leggeremo, insieme, attentamente. Forse è bene premettere a questa definizione formale un esempio che, come sempre, vale a chiarire la situazione. Dunque, consideriamo una funzione molto semplice, la funzione che a x associa x al quadrato, f di x uguale x al quadrato. Beh, io immagino che i miei ascoltatori sappiano che il grafico di questa funzione è una parabola, se faccio y uguale x quadro, questa è una parabola, parabola che passa per il punto meno 1, 1, per l'origine, per il punto 1, 1, quindi, come sempre, le figure non sono il mio forte, forse, ma insomma, supplisce, diciamo così, l'immaginazione del telespettatore. Abbiamo un andamento di questo genere. Bene, prendiamo x con 0 uguale a 1 e poi prendiamo un secondo punto x distinto da 1. Qui lo prendo a destra, ma potrei anche prenderlo a sinistra. Abbiamo qui sulla nostra parabola il punto 1, 1, cioè x con 0, f di x con 0, e poi abbiamo il punto, diciamo, xx quadro, che sarebbe x f di x. E possiamo immaginare di considerare, adesso qui la figura forse un po' difficile da fare bene, di considerare la secante, la retta, qui la parabola è fatta così, la secante che passa per questi due punti, cioè la retta per due punti. Mi chiedo, quant'è la pendenza, l'inclinazione di questa secante? Beh, dunque, l'inclinazione di questa secante è presto fatto, basta che faccio il rapporto fra questo, diciamo, cateto verticale, questo che cos'è dunque? Questo è x quadro meno 1, diviso questo cateto orizzontale che è x meno 1. Dunque è presto fatto questa pendenza, questo è dato dal rapporto x quadro meno 1 diviso x meno 1, così. Ora, questa pendenza, ovviamente, è un'altra funzione della variabile x, è funzione di x, dipende dalla scelta di x, questa qui, potremmo chiamarla, che so, r di x, visto che è data da un rapporto. E guardate cosa succede, mentre la funzione iniziale, che è una funzione polinomiale, è per sua natura definita per ogni x reale, quindi il suo dominio naturale di definizione è tutto r, non è così per questa funzione r di x. Questa funzione è definita per tutti gli x, tranne che per x uguale a 1. Dunque il suo dominio naturale, non so come chiamarlo, a primo, quel che volete voi, non è tutto r, ma è proprio r privato del punto 1. Quindi il punto 1 non appartiene all'insieme di definizione di questa funzione, ma è però punto di accumulazione, per l'ottima ragione che se io considero un qualsiasi intorno centrato nel numero 1, tutti i punti di questo intorno, tranne il centro, appartengono all'insieme di definizione. E vedi combinazione, io sono proprio interessato a calcolare il valore di tendenza, per così dire, quello che poi chiamerò, che ho già chiamato limite, di questa funzione r di x quando x tende, si avvicina al valore 1. Perché questo? Ma per una ragione molto semplice, perché immagino che quanto più x è prossimo a 1, tanto più l'andamento, adesso qui la figura non è al solito non è un capolavoro, ma immagino che la situazione limite, diciamo così, la configurazione limite che è assunta da questa retta secante sia la tangente alla mia parabola nel punto 1, 1, e dunque il valore limite, il valore di tendenza di questo rapporto mi fornirà la pendenza e il coefficiente angolare della tangente. E questo è un concetto estremamente importante, lo vedremo in una delle prossime lezioni, è la derivata della funzione f di x calcolata per x uguale a 1. Questo coefficiente angolare della tangente, come dire, misura il tasso istantaneo di variazione, in questo caso di crescita, se fossimo qui a sinistra sarebbe un tasso non di crescita ma di decrescita, comunque diciamo questo numero che, ripeto, geometricamente mi fornisce il coefficiente angolare della tangente,
questo limite del coefficiente angolare della secante, questo numero è estremamente importante perché mi dà, dicevo, il tasso istantaneo di variazione della funzione x. Quindi io sono, per così dire, terribilmente interessato a calcolare il limite di questa funzione, la ricopiamo qui, r di x, che è data da x quadro meno 1 diviso x meno 1. E sono terribilmente interessato a calcolare questo valore limite, ma ahimè non posso, per così dire, brutalmente inserire qui x uguale a 1, per l'ottima ragione che vi trovo la scrittura 0 su 0, che è perfettamente priva di significato. 0 su 0 non si sa cosa voglia dire. Ma in questo caso, il caso è stato scelto di proposito, abbastanza semplice, come dire, la fortuna ci assiste, perché si riconosce subito che questo numeratore, non dimentichiamo che 1 si può scrivere anche 1 al quadrato, non faccio né male né bene se metto un quadrato, questo 1 si può scrivere al quadrato, quindi questo numeratore si, come dire, si scompone, si fattorizza nel prodotto x meno 1 per x più 1, e dunque per tutti gli x diversi da 1 posso semplificare questi due fattori, e dunque questo è uguale a x più 1. Ma guarda un po', dunque ho trovato un'altra espressione, un altro modo di scrivere la mia funzione, e si va di bene, si dirà, ma questa è la stessa di prima? Beh, sì e no, non è proprio la stessa di prima, perché è vero che questa espressione coincide con questa per x diverso da 1, ma c'è una differenza essenziale, che questa nuova funzione, chiamiamola, che so, r asterisco di x, questa è un polinomio, una funzione polinomiale, e questa è definita per, su tutta la retta reale, è definita anche per x uguale a 1. E vedi, combinazione per x uguale a 1 vale 2. Quale sarebbe il grafico della funzione r asterisco? Beh, è fatto così, no? È la retta che passa per il punto 0, 1 e l'inclinazione 1, così. Il grafico di questa funzione per x uguale a 1 non presenta nessuna particolarità, nessuna stranezza, per così dire. La funzione vale 2 e quando x è vicino a 1 assume valori vicino a 2. Ma abbiamo detto che per x diverso da 1 r asterisco è la stessa cosa di r, sono la stessa funzione. Dunque, questo mi induce a congetturare che quello che è vero per r asterisco sia vero anche per r. Che cosa esattamente intendo dire? Che anche la funzione r per x prossimo a 1 si mantenga prossima a 2. Dunque vediamo se è vero. Andiamo a valutare la differenza r di x meno 2, per x diverso da 1. Dunque per x diverso da 1 r coincide con r asterisco, quindi qui sta scritto x più 1. Beh, x più 1 meno 2 in valore assoluto è la stessa cosa come dire x meno 1. Ecco, fatto. Dunque, allora, se immaginiamo il solito gioco a 2 in cui c'è un primo giocatore che fissa la tolleranza epsilon, quindi il primo giocatore mi dice io voglio che r di x differisca da 2 meno di epsilon, e il secondo giocatore deve avere la contromossa vincente, la strategia vincente, deve dire sì, io sono capace di rendere r di x diverso da 2 meno di epsilon, basta che x differisca da 1 meno di che cosa? Sono la stessa cosa, r di x meno 2 in modulo x meno 1, dunque basta che io prenda, in questo caso particolarissimo, x meno 1 ancora minore di epsilon per fare in modo che le cose vadano come desiderato. Naturalmente questo è un caso molto speciale, diciamo in generale, passando dal particolare al generale, io voglio che f di x differisca da un certo valore L a meno di epsilon per tutti gli x diversi da x con 0 e abbastanza prossimi ad esso. Quindi voglio che questa sia vera per tutti gli x diversi da x con 0, guardate bene, il valore di x con 0, anche ove la funzione fosse definita, di proposito per il momento non lo considero. Quindi, diciamo, per tutti gli x tali che questa quantità sia positiva, questo è il mio modo per esprimere che x è diverso da x con 0, e differiscono da x con 0 in valore assoluto di una quantità delta, che ovviamente questo delta sarà un delta che dipenderà dalla scelta di epsilon, sarà un delta di epsilon, perché mi aspetto che se il primo giocatore, per così dire, restringe la tolleranza epsilon, beh, è molto probabile che anche questo delta, che in qualche modo controlla i valori della funzione f, debba essere ristretto. Allora, siamo pronti per leggere in maniera formale la definizione, lo facciamo già qui a monitor da qualche minuto, la leggiamo insieme. Quindi cosa vuol dire che la funzione f tende, o come anche si dice, converge al valore L quando x tende a x con 0, nell'ipotesi, ripeto, che x con 0 sia un punto di accumulazione dell'insieme A grande in cui la funzione è definita. Vuol dire che comunque mi venga assegnato un numero positivo epsilon, comunque mi venga assegnata una tolleranza, esiste, cioè siamo capaci, siamo in grado di trovare un numero delta, ancora positivo, lì non sta scritto a monitor, ma è abbastanza implicito da ciò che ho detto, in maniera tale, badate, sembra un po' difficile da leggere la seconda riga, dunque lì sta scritto
che x appartiene ad a meno x con 0, dunque x è un elemento dell'insieme di definizione, questa è una condizione che non posso abbandonare perché altrimenti non avrebbe senso scrivere f di x, ma distinto da x con 0, ecco perché sta scritto a meno x con 0, e appartenente all'intorno di centro x con 0 a raggio delta, dunque distante da x con 0 non più di delta, delta dipendente da epsilon. Quindi ripeto, per tutti gli x che appartengono a questa intersezione, noi siamo capaci di verificare che la f si discosta da L non più della quantità epsilon. Potremmo così dire in maniera un po' figurata, dunque, guardate che dire che f di x meno L, lo riscrivo su quest'altro foglio, dire che f di x meno L in modulo è minore di epsilon, beh, è tanto come dire che f di x appartiene all'intorno, che ha centro nel punto, nel punto L e raggio epsilon, è la stessa cosa. O se preferite la stessa cosa, come dire che f di x è compreso fra L meno epsilon e L più epsilon, sono tutte dizioni equivalenti. Quindi posso pensare a questo intorno centrato su L come una specie di, come dire, di bersaglio che io voglio colpire. Quindi verificare una relazione di limite vuol dire questo, che comunque mi venga assegnato questo bersaglio, naturalmente se ci sono due che scommettono e il primo sceglie il bersaglio, se il primo giocatore vuole mettere in difficoltà il secondo giocatore sceglierà un bersaglio piccolo, come dire, se io in questo momento mi immedesimo nel ruolo del secondo giocatore, no? Se sono in grado di colpire un bersaglio che ha un certo raggio, beh, certamente sono in grado di colpire i bersagli che hanno un raggio maggiore di quello che mi è stato proposto, mentre non sono sicuro di essere in grado di colpire un bersaglio di raggio minore, come dire, un bersaglio è tanto più piccolo da colpire quanto più il suo raggio è piccolo. Quindi, per così dire, in questa definizione non è necessario, come dire, sperimentare tutti i valori di epsilon, basta sperimentare i valori di epsilon positivi e minori di un qualche valore epsilon particolare, epsilon zero, nel senso che se il secondo giocatore, per così dire, è in grado di mostrare una strategia vincente per tutti gli epsilon positivi fino a un certo valore epsilon 0, anche scrivere minore o uguale non cambia nulla, certamente questa strategia va bene anche per gli eventuali valori di epsilon maggiore di questo epsilon 0. Ecco perché su certi libri si dice, e si dice, preso un numero epsilon piccolo ad arbitrio. Questo piccolo non vuol dire un granché. Dio sa cosa sono i numeri piccoli, ma diciamo, se proprio vogliamo dare un significato a questa locuzione, vuol dire questo, che non è necessario che il secondo giocatore sia in grado di esibire la sua strategia vincente proprio per ogni epsilon positivo, basta che sia in grado di esibirla per gli epsilon che vanno da 0 escluso a un valore epsilon 0 positivo e scelto come si vuole, perché ripeto, se la strategia va bene per gli epsilon piccoli, immagino di scriverlo tra virgolette, cioè da 0 escluso a epsilon 0 incluso, certamente questa strategia va bene per quelli più grandi. Quindi tornando al discorso iniziale, questo gioco a due consiste in questa specie di palleggiamento di responsabilità. C'è un primo giocatore che sceglie questo bersaglio, il secondo giocatore è in grado di esibire una strategia vincente, cioè in grado di trovare un intorno del punto x con 0 di raggio conveniente delta dipendente da epsilon, sarà un numero positivo ovviamente, e in maniera tale che, diciamo così, se io parto da un x che sta in quest'intorno, naturalmente questo x deve appartenere ad A e, ripeto, lo prendo per il momento distinto di x con 0, tutte le volte che parto da uno di questi x, come dire, vado a colpire, la mia funzione f associo un valore che va a colpire questo bersaglio che mi è stato dato. Una specie di gioco a due in cui c'è un intorno bersaglio che è fissato dal primo giocatore e un intorno, per così dire, di controllo che è fissato dal secondo giocatore. E il secondo giocatore, per vincere la scommessa, deve essere in grado, ripeto, di esibire una strategia vincente per ogni epsilon positivo. Qui vedo scritto un attimo sul monitor una cosa che ho già detto, la possiamo anche rileggere, non male non fa. Dicevo che un numero appartenente all'insieme A, che al tempo stesso sia anche punto di accumulazione, è un punto non isolato. Mi torna buona questa ripetizione, perché possiamo adesso chiederci che cosa accade se il punto è non isolato, cioè abbiamo il punto di accumulazione, quindi ha senso, diciamo, calcolare, sempre che esista, il limite di f di x per x che tende a x con 0. Supponiamo che esista sia la quantità L. Ma visto che
come dire, esiste anche f di x con 0, perché la f è definita, è abbastanza naturale domandarsi se per caso questo f di x con 0 coincida oppure no col valore L, che è il limite della funzione. Come dire, se le cose vanno nella maniera, starei per dire che uno si aspetta, cioè che quando x è vicino a x con 0, f di x è vicino a f di x con 0. Allora, quando le cose vanno così, nella definizione di limite, se come L prendo f di x con 0, è chiaro che, come dire, se io voglio che f di x differisca da, ripeto, come L prendo x con 0 a meno di epsilon, beh, è inutile adesso che scarti il valore x con 0, perché è chiaro che se qui al posto di x metto x con 0, qui viene 0, quindi questa qui è certamente verificata. Quindi in questo secondo caso, che è un caso in cui il punto sia non isolato e il caso in cui come limite abbia proprio il valore della funzione, questo significa che per tutti gli x abbastanza prossimi a x con 0 e appartenenti ad A, non più escluso ovviamente il punto x con 0, ebbene sia che questa condizione f di x si può rendere prossima tanto quanto si vuole al valore x con 0. Torniamo per un istante sul monitor, e qui sta scritto che quando le cose vanno nel modo che ho appena detto, cioè quando, il modo che sarei tentato di chiamare naturale, poi vedremo che poi in realtà non è poi, che le cose devono sempre andare così, quando accade che il limite della funzione coincide col valore della funzione nel punto, la funzione si dice continua nel punto x con 0. Quindi ripetiamo insieme. Cosa vuol dire che la funzione continua? Vuol dire che f di x differisce da f di x con 0 a meno di epsilon tutte le volte che x, qui è inutile che scriva maggiore di 0, perché ripeto, il valore x uguale a 0 questa volta è accettabile, tutte le volte che x differisce da x con 0 a meno di un certo delta epsilon, sottinteso, non sto a scriverlo, che la x deve essere un elemento appartenente ad A. Ora, non so se avremo tempo di verificarlo, ma non sarebbe difficile. Noi prima cosa abbiamo verificato, in buona sostanza, non è che proprio l'abbiamo verificato, ma abbiamo visto che la funzione x più 1 è continua nel punto 1. Ma avremmo potuto far vedere che come continua nel punto 1 è continua in qualsiasi altro punto. Tutte le funzioni polinomiali sono funzioni continue. Beh, l'esempio più semplice, proprio più semplice di funzione continua, al limite della banalità, sono le funzioni costanti. Se io ho una funzione costante, beh, qui c'è poco da dire. F di x uguale a c, il grafico è fatto così, quindi qui f di x uguale è, se prendo un punto x con 0 qualunque, f di x con 0 vale c, quindi la differenza f di x meno f di x con 0 vale 0 qualunque sia x, quindi qui diciamo siamo al limite proprio della banalità. Chiamavano, non so, f1 questo esempio. Poco fa ho considerato la funzione x più 1, beh, diciamo, non sarebbe molto diverso se, anzi, praticamente identico, se considerassi l'esempio f di x uguale a x. La funzione, come si dice, identità, così, f2 chiamiamola, fx uguale a x. Come diventa qui verificare la definizione di limite? E quando scrivo f di x meno f di x con 0, in valore assoluto questo è proprio x meno x con 0. È un caso molto particolare, quindi se io voglio che questa quantità sia minore di epsilon, occorre e basta che sia minore di epsilon questa, quindi come dire, come nell'esempio precedente, basta che io prenda delta di epsilon proprio uguale a epsilon, ma si dirà, ma sarà sempre così? Ma certo che no, ci vuole poco a capire ad esempio cosa accade se prendo, facciamo un esempio ancora molto semplice, ma appena diverso da quello di prima, chiamiamola f3, prendiamo 2x, Allora io voglio verificare che anche questa funzione, come tutte le funzioni polinomiali, è continua in un qualsiasi punto. Allora, se faccio f, qui sapete, quello di prima era f2, se prendo f3 cosa voglio vedere? Che f3 di x differisce da f3 di x con 0, cioè che 2x differisce da 2 di x con 0 tanto poco quanto voglio. Dunque allora vengo a scrivere 2x meno 2x con 0 in valore assoluto. Ma questo è tanto come dire 2 che moltiplica x meno x con 0 in valore assoluto. Io voglio che questo sia minore di epsilon. Allora risolvo, per così dire, rispetto a questa disequazione, rispetto a queste quantità, e trovo che x meno x con 0 deve essere minore di epsilon mezzi. Ecco qua il nostro delta epsilon, questa volta non è più esattamente epsilon, è epsilon mezzi. Se io voglio che 2x differisca da 2x con 0 a meno di epsilon, basta che prenda x distante di x con 0 meno di epsilon mezzi. Allora, a questo punto, piccolo esercizio che posso lasciare ai miei lettori, chiedo scusa, ascoltatori, mi stavi immedesimando nel ruolo di scrittore del libro. Ma io invito i miei ascoltatori anche a leggere il libro, almeno per le parti che vengono svolte in lezione in video.
ci vuol poco, un piccolo esercizio che lascio ai miei ascoltatori, se qui invece di 2 ci metto un generico M, diverso da 0, cosa mai cambierà in questo ragionamento? Beh, quello che prima era 2 adesso diventa M, quindi ci vuol poco capire che, come dire, le cose vanno bene, per così dire, prendendo anziché epsilon mezzi, epsilon diviso M, come dire, quanto più il grafico è impennato, questo anche intuitivamente si capisce molto facilmente, se io ho una retta molto pendente, se voglio che F di X differisca da F di con 0 di una quantità non superiore a epsilon, beh, bisogna che prenda X distante di X con 0, non di epsilon, ma di epsilon diviso M. Quanto più, come dire, il grafico si impenna, tanto più piccole variazioni della X vengono amplificate e dunque, come dire, devo correre ai ripari, stringendoli intorno di controllo. Questo esempio è abbastanza, pure nella sua estrema semplicità, è abbastanza buono, ci fa capire, ci dà un'idea, come dire, anche un po' intuitiva di questo concetto di continuità in un punto. Lo possiamo anche riprendere in questo modo, che so, abbiamo detto a più riprese che una funzione si può così descrivere, si può pensare come una sorta di unità, una macchina, che accetta in ingresso certi numeri appartenenti a un insieme che abbiamo convenuto di chiamare dominio e restituisce in uscita dei numeri reali f di x. Allora, facciamo sempre il caso che x con 0 sia un punto non isolato dell'insieme A, quindi, ripeto, vuol dire che è appartenente ad A, quindi un punto in cui la funzione è definita, ed è anche punto di accumulazione. Quindi, al tempo stesso, ha senso chiedersi quant'è f di x con 0, ma anche ha senso chiedersi quant'è il limite di f di x per x che tende a x con 0. E ripeto, affermare che la funzione è continua vuol dire che questo limite è proprio f di x con 0. Allora, come possiamo, così un po' intuitivamente, ma insomma si vive anche di queste idee intuitive, anzi spesso queste idee intuitive sono poi quelle che fanno scattare la comprensione intuitiva, a cui poi va fatta seguire una comprensione più, come direi, più formale, più tecnica. Come posso leggere, come posso vedere questa continuità? Dunque, se io introduco x con 0, esce f di x con 0. Bene, la continuità vuol dire questo, che se io, come dire, perturbo di poco questo dato in ingresso, il numero che introduco qui, cosa che posso fare, perché, ripeto, x con 0 è punto di accumulazione, beh, e il valore in uscita è perturbato di poco. Attenzione, ripeto, fino al limite della noia, ma, ahimè, 40 anni, e qui aggiungo un secondo ahimè, di insegnamento, un ahimè molto privato, di insegnamento universitario, mi ha convinto del fatto che questo concetto di limite e il concetto di continuità, adesso strettamente legato, sono concetti per nulla facili, anzi molto difficili, e quindi, diciamo, mi vedo costretto a insistere su cose che ho già detto in qualche modo. Ripeto, attenzione, quando dico che perturbando di poco l'ingresso viene perturbata di poco l'uscita, bisogna stare molto attenti all'ordine con cui si scelgono le tolleranze, per così dire. Cioè, in realtà quello che intendo dire è questo, cioè che se io pretendo che il valore in uscita f di x differisca da poco da ciò che esce, o se volete usciva, quando introducevo x con 0, cioè quindi prima fisso, per così dire, la tolleranza sull'uscita, sarebbe l'epsilon di cui parlavamo un momento fa, comunque io fissi la tolleranza sull'uscita, io sono in grado di trovare una tolleranza sull'ingresso in maniera tale da ottenere questo risultato che io desidero, cioè che la variazione, la perturbazione che ottengo sull'uscita non supera la tolleranza che è stata prefissata. Quindi, ripeto, come dire, l'ordine, questo è molto importante, l'ordine con cui vengono scelte le cose è questo. Prima devo scegliere la tolleranza sull'uscita e poi la tolleranza sull'entrata, non viceversa. Perché se facessi il viceversa, allora, come dire, i giochi sarebbero veramente facili. Se io, come dire, aggiustassi a posteriori l'uscita su ciò che è constato in base a una perturbazione sull'entrata. No, non è così. Io prima devo fissare, come si dice a priori, una tolleranza sull'uscita e poi mostrare che sono capace di trovare un controllo dell'entrata che fa sì che l'uscita non esca dalla tolleranza che io stesso o altri hanno prefissato. Bene, dicevo, non sarebbe difficile, l'ho fatto vedere in alcuni casi particolari, mostrare che tutte le funzioni polinomiali sono continue. La funzione esponenziale di cui ho parlato nella lezione precedente, per tutte le basi A, diverse da tutte le basi A positive, diciamo,
la funzione logaritmica, la funzione logaritmo naturale è l'inversa, poi torneremo su questo concetto, della funzione esponenziale di base E. Inversa, almeno così graficamente, vuol dire che se questa è l'esponenziale di base E, una funzione che cresce molto rapidamente, abbiamo detto che ha come la tangente nel punto 0,1 è parallela alla bisettrice del primo e terzo quadrante. La funzione logaritmo naturale, che talvolta si scrive log, ma qualche altra volta si scrive ln, così, proprio perché si vuole sottolineare il fatto che si ha a che fare con la funzione logaritmo in base E, così, ha un grafico che è il simmetrico del precedente rispetto alla bisettrice del primo e terzo quadrante, quindi ha un andamento di questo genere, così. Anche questa funzione è continua nel suo dominio naturale di definizione, che è l'insieme dei numeri maggiori di 0, mentre per la funzione esponenziale il dominio naturale è l'insieme di tutti i numeri reali. Quindi dicevo, le funzioni seno e coseno, la funzione tangente, la dovesse definita, la cotangente dovesse definita, tutte queste funzioni che vanno sotto la denominazione complessiva di funzioni elementari, che io non ho il tempo di esaminare in dettaglio. Questo è stato fatto nel corso propedeutico di matematica ed è fatto in dettaglio sul testo di riferimento nel capitolo 2, quindi io invito molto caldamente chi tra i miei ascoltatori, come dire, ha dei ricordi un po' vaghi, diciamo, un po' arrugginiti, se mi passate l'espressione, sopra queste funzioni elementari a accedere all'una o all'altra, o meglio ad entrambe, di queste due fonti che ho citato, cioè il corso propedeutico e il testo di riferimento, per il capitolo 2 compie un esame molto dettagliato con anche tutte le dimostrazioni, cose che ovviamente può essere tralasciata, un esame molto dettagliato di queste funzioni e un esame anche molto dettagliato delle loro principali proprietà. Per terminare la lezione mostriamo un esempio di funzione che non è continua, dunque discontinua. Qualche testo, soprattutto testi di scuole secondarie, parla di discontinuità di una funzione anche in un punto ove essa non sia definita. Beh, questo secondo me non ha molto senso, perché se la continuità esprime l'uguaglianza fra due numeri, il limite supposto esistente della funzione per x tende con 0 e il valore della funzione nel punto, nell'ipotesi che x con 0 sia punto d'accumulazione ma non sia un punto appartenente ad A, dunque non sia un punto non isolato, f di x con 0 non esiste, è impronunciabile e quindi non ha molto senso chiedersi se una cosa che eventualmente esiste sia uguale a un'altra che non esiste, un'uguaglianza non ha molto senso, ma insomma questo è un po' un dettaglio. Consideriamo una funzione di questo tipo qui, f di x, lo definiamo così per nostra comodità soltanto nell'intervallo 0,1, anche se di per sé sarebbe definita su tutta la retta reale, è quella che si chiama la parte intera, o se preferite approssimazione intera per difetto, dunque è una cosa che abbiamo già fatto in molti dei nostri esperimenti al computer, no? Abbiamo fatto comparire dei numeri, delle successioni per esempio, e abbiamo fatto scrivere la loro rappresentazione decimale con un numero elevato di cifre dopo la virgola. Noi qui ci concentriamo sulla parte intera, cioè la parte prima della virgola. Beh, dunque, non è che ci sia molto da dire se x varia nell'intervallo 0,1. Dunque, se x è 0, la parte intera è 0. Quando x cresce, mantenendosi però minore di 1, la parte intera è sempre 0, anche se x è molto vicino. Io so poi cosa voglia dire molto vicino, 0,99, 0,999, beh, sempre 0 è la parte intera. Dunque, la parte intera si mantiene costantemente 0 fino a 1, 1 escluso, diciamo, disegno un pallino vuoto. Ma quando x raggiunge il valore 1, per così dire improvvisamente, se mi si passa l'espressione, la parte intera diventa 1, scatta 1. E se io proseguissi, si manterrebbe 1 per tutti i valori di x, da 1 incluso fino a 2 escluso, dove scatta 2 e così via. Quindi questa parte intera che cos'è? Detto per bene, questa parte intera, guardate, in qualche caso si usano anche dei simboli così con delle mezze parentesi, la chiamano anche approssimazione intera per difetto, perché? Ma perché, diciamo, se io estendessi questo concetto a ogni x reale, questa parte intera scritta così sarebbe il massimo intero, il massimo valore z piccolo di z, tale che z non supera x, così. Questa sarebbe l'approssimazione intera per difetto. Ma, ripeto, noi ci limitiamo a considerare questi numeri fra 0 e 1. Allora, ci domandiamo, dunque, il numero 1 è punto non isolato della nostra funzione, la nostra funzione del punto 1 vale 1. Ma chi è mai il limite della nostra funzione per x che tende a 1? Ci vuole poco a vedere, per x
se prendo un qualsivoglia intorno del numero 1 e mi limito a considerare i valori distinti da uno stesso, come ho fatto e continuo a fare quando mi occupo semplicemente della definizione di limite, beh, ci vuole poco a vedere, la funzione vale costantemente 0. E dunque il valore limite è ancora 0. Il valore di tendenza, quando x tende a 0, il valore di tendenza non è 1, è 0. Dunque il limite di questa funzione è 0, che è diverso da 1, cioè dal valore che la funzione assume nel punto stesso. Dunque ecco, vedete che questo concetto di funzione discontinua in un punto non è un concetto così stravagante, così patologico, così bizzarro come potrebbe sembrare, ma si presenta molto spontaneamente, e butto lì così un po' una provocazione. Se pensate alle tariffe postali, no? Immaginando di portare in ascisse il peso del plico che volete spedire, e in ordinata la francatura, questa è anche una funzione che ha un andamento così a gradini, no? Si paga un certo valore fino a un certo peso escluso, poi quando il peso raggiunge un certo valore la tariffa scatta un valore maggiore e così via. Abbiamo una funzione il cui grafico ha un andamento così a gradini, a gradinata. E per i miei ascoltatori di età non giovanissima, quindi quelli che ahimè o ai loro devono fare la denuncia dei redditi, bene, loro sapranno che qualcosa di analogo vale anche per la famosa IRPEF, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, no? La percentuale che si paga di tasse non è costante, ma dipende, come si dice, dallo scaglione, quindi la percentuale che da imponibile zero fino a un certo imponibile un certo percentuale, poi da questo imponibile in poi una percentuale maggiore, quindi anche qui se facessimo un grafico dell'aliquota, come si dice in gergo, in funzione del reddito imponibile, questo grafico non è un grafico continuo, ha dei salti, ha degli strappi in corrispondenza di certi punti. E detto bene, questi punti, questi strappi, sono punti di discontinuità. Poi si potrebbero fare anche esempi più patologici, ma sono contenuti nel libro di testo, di funzioni che sono discontinue addirittura in tutti i punti di un certo intervallo, ma questi sono esempi così un pochino, come dire, artificiali, che possiamo lasciare a quelli fra i nostri lettori che hanno una curiosità più spinta.